iniziata all'alba l'ultima fase dello sgombero delle palazzine del MOI, l'ex villaggio olimpico di Torino, dal 2013 occupato da centinaia di stranieri, profughi e migranti che ora saranno ricollocati in altre abitazioni tra Castel d'Annone e il centro Fenoglio di Settimo Torinese, dove potrebbero rimanere fino all'autunno in attesa del nuovo bando del comune per trovare alloggi definitivi. Nelle operazioni di sgombero e ricollocamento che si stanno svolgendo senza tensioni sono impegnati forze dell'ordine 118. Il progetto di ricollocamento dei migranti vede impegnati prefettura, questura e comune di Torino, insieme con la diocesi, la regione Piemonte e la compagnia di San Paolo. Le persone erano già pronte e anche piuttosto contente di andarsene, perché la situazione delle palazzine, quando poi ci sarà modo, vi daranno qualche fotografia, ve la faranno fare, sono in una condizione veramente brutta dal punto di vista anche igienico, ci sono problemi con l'acqua, con la fognatura, e quindi le persone ormai sanno che viene loro offerta una possibilità di iniziare dei percorsi di autonomia, e quindi sono anche abbastanza contente di accogliere questa opportunità. La struttura dell'ex villaggio olimpico sarà messa in sicurezza e in autunno dovrebbe partire il cantiere. L'obiettivo è creare un mix tra social housing, studentati, alloggi temporanei, evitando in questo modo di creare nuovi ghetti e riqualificando il quartiere.